Buongiorno e buona giornata, buon venerdì 19 febbraio 2021, siamo quasi alle ore 9 mattutine, bene, per stemperare giusto un pizzico, ovviamente l'ansia, la tensione dell'esame di mezzogiorno di oggi dal modulo 4 della patente europea del computer. Facciamo questo video dedicato alla UEFA Europa League. Le gare dei sedicesimi di finale di andata che si sono disputati ieri, partendo ovviamente dalla prima sfida fino all'ultima giocata appunto ieri. Dinamo Kiev Club Brugge 1-1, Young Boys Leverkusen 4-3, Wolfsberg Berger Tottenham 1-4, Stella Rossa Milan 2-2. Slavia Praga, Leicester 0-0, Real Sociedad, Manchester United 0-4, Olympiacos, PSV 4-2, Krasnodar, Dinamo Zagabria 2-3, Braga, Roma 0-2, Salisburgo, Villarreal 0-2, Molde, Hoffenheim 3-3, Maccabi Tel Aviv, Shakhtar Donetsk 0-2, Lille Ajax 1-2, Granada Napoli 2-0, Benfica Arsenal 1-1, Anversa Rangers Glasgow 3-4. Quindi, per quanto riguarda le squadre nostrane italiane, è ovvio che colei che è andata liscia liscia è stata la Roma, vincendo in trasferta a Braga con due reti di scarto. Il Milan, voi sapete, io sono tifoso milanista, quindi al nostro discapito, che con un uomo in più siamo stati veramente vergognosi subendo poi il 2-2, ma non ho parole, non ho parole. Anche se il discorso è tutto aperto anche nella gara di ritorno. Il Napoli, si mette male perché deve vincere almeno con 3 gol di scarto, è un'impresa certo possibile, però un po' difficilotta. Quindi le gare di ritorno che avremo saranno ovviamente giovedì prossimo alle 18 Tottenham Wolfsberger. 18:55 Ajax Lille, Arsenal Benfica, Hoffenheim Molde, Napoli Granada, Rangers Glasgow Anversa, Shakhtar Donetsk Maccabi Tel Aviv, Villarreal Salisburgo alle 21, Club Brugge Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria Krasnodar, Leicester Slavia Praga, Leverkusen Young Boys, Manchester United, Real Sociedad, Milan, Stella Rossa, PSV Eindhoven, Olympiacos, Braga, Roma. Cioè Roma, Braga, scusate. Poi ovviamente dopo i sedicesimi ci sarà, come anche ho detto già per la Champions, il sorteggio per decretare gli ottavi di finale. Qui almeno dalla fonte leggo: andata 11:03, ritorno 18:03. Quindi per questo video è tutto. Poi più tardi, credo in serata, farò il video dedicato all'anteprima di SmackDown, dove poi vi darò l'esito diciamo, dell'esame di oggi di mezzogiorno del modulo 4, sempre. Un attimo, incrociando le dita che vada bene, anche se presumo di fare una e-stories su Facebook dopo l'esame. Quindi, noi ci vediamo per i prossimi appuntamenti. Un buon proseguimento di giornata e buon inizio di fine settimana a tutti. Ricordando per quanto riguarda lo sport nostrano tranese che la nostra Adriatica Volley Lavinia Group Trani giocherà in trasferta a Battipaglia per quanto riguarda il quinto e mi sa ultimo turno della fase 1
del campionato di Serie B2 nazionale femminile di pallavolo di categoria. E poi, se non mi sbaglio, la Puglia Trani Calcio Femminile giocherà anche lei in trasferta dopo il turno di riposo osservato domenica scorsa. Bene, vi saluti e niente. Ciao a tutti, buon proseguimento. Ci sentiamo per gli aggiornamenti. Ciao!